Proseguono spediti i lavori per l'installazione delle luminarie nella città di Agropoli. Vogliamo accendere le luminarie prima dell'inizio del mese di dicembre, in concomitanza dell'accensione delle luminarie di Salerno, dichiara il sindaco Adamo Coppola ai nostri microfoni. Questo vuole essere un segnale per i commercianti agropolesi e creare così le condizioni per venire già nel mese di novembre nella nostra città. Sì, abbiamo questa volta anticipato un po' i tempi, abbiamo cercato di creare l'area natalizia fin da subito, vogliamo accendere le luminarie prima dell'inizio del mese di dicembre. Noi stiamo pensando di farlo, insomma, credo l'ultimo weekend di novembre, quindi il 26, il 27, insomma in concomitanza anche con Salerno, che con le sue famose luci d'artista ci mettiamo anche noi insieme, insomma, ad accendere. Questo perché? Perché vogliamo che queste luminarie che abbiamo fatto quest'anno facciano partire un po' prima il Natale. Abbiamo bisogno, insomma, veramente di stare insieme, vuole essere un segnale ai commercianti per incoraggiarli, insomma, sperando veramente che questo Natale sia foriero di risultati ottimi per tutti. Chiaro che noi, cominciando oggi ad accendere le luminarie, creiamo già le condizioni per farci riattrovare, insomma, dalle persone anche da fuori città. Comunque nei prossimi giorni presenteremo il programma completo, diciamo, tutto il periodo natalizio, con le varie date, quali naturalmente ci sarà naturalmente l'accensione delle luci di Natale, l'inaugurazione della casa di Babbo Natale nel castello e di tutto il programma, insomma, natalizio collegato, che ha in sé sorprese, diciamo, grandi, che, insomma, vi comunicheremo, e ci auguriamo veramente che vi piaceranno.